Il consorzio Nuauto è un consorzio di 24 imprese, tutte ovviamente italiane. Abbiamo deciso di investire, abbiamo deciso quindi di investire sull'uva da tavola, visto che il nostro settore principale è l'uva da tavola, sia con semi che senza semi. Attualmente abbiamo già 12 varietà in prova. Per fine anno, massimo in prossima primavera, avremo altre 24 varietà. Li stiamo trasferendo presso le nostre aziende dal centro di ricerca di Turi, proprio per vedere la bontà di queste varietà. Il nostro intento è quello di consolidare le nostre buone posizioni che abbiamo a livello europeo, ma anche fuori Europa, per la nostra uva. Offrire ai consumatori una maggiore possibilità di scelta, quindi adesso attualmente noi siamo con il 70% di uve con semi, ma noi contiamo che nei prossimi 5 anni potremmo raggiungere il 50% tra uva con semi e uva senza semi. Questa è la possibilità sia ai produttori, sia al mondo produttivo, sia al mondo anche dell'indotto e anche dei consumatori, di dare più possibilità, creare più opportunità anche di lavoro. Di fatto il progetto nasce circa 15-20 anni fa dall'iniziativa del mio predecessore Donato Antonacci, che ha condotto le attività del centro di Turi negli ultimi ventenni. Di fatto noi abbiamo costituito nuove varietà, quindi gli incroci sono stati fatti all'interno dei nostri campi sperimentali, selezionando genitori che ci sembravano più adatti per poter trasmettere ai figli le caratteristiche che volevamo di fatto concentrare in alcuni figli selezionati poi inizialmente da noi e da circa 2 anni in collaborazione con i privati che sono intervenuti adesso. Di fatto l'attività degli ultimi 15-20 anni è stata quella di selezionare e incrociare polline su fiore, genitori ideali che avrebbero potuto potenzialmente produrre dei figli migliorati o quantomeno esplorare la loro biodiversità nella loro maggiore diciamo espressione. Quindi di fatto entro il quinto anno di questo contratto noi produrremo una serie di varietà che saranno finalmente, raggiungendo il numero di 100, selezionati dai produttori, e con loro esploreremo le loro potenzialità in tutto il territorio pugliese su numerosi ettari, fino a portare finalmente quelle che saranno la manciata 5, 10, 12 migliori in assoluto fino al scaffale del supermercato. A quel punto sarà il consumatore che ci dirà quanto bravi siamo stati. Comunque in ogni caso è stata una splendida attività di esplorazione di quella che è la biodiversità contenuta all'interno dell'uva da tavola, che ovviamente ci auspichiamo possa continuare anche oltre i 10 anni del contratto. Fruitsland, azienda agricola facente parte del gruppo di Palma, ha deciso di aderire a questo accordo, che è un accordo senza precedenti, è la prima partnership tra pubblico e privato tesa a lavorare su un obiettivo comune, il raggiungimento e lo sviluppo di nuove varietà di uva da tavola. Sono varietà che noi imprese italiane necessitiamo per uscire dal mercato di massa sulla quale ormai ci troviamo ad operare. Abbiamo necessità di dover ripensare al nostro vantaggio competitivo e di doverlo perseguire sulla differenziazione e non sulla leadership di costo. Leadership di costo che non è perseguibile andando ad operare in concorrenza con imprese greche, spagnole, turche, che hanno costi necessariamente più bassi rispetto ai nostri. Quindi differenziazione, varietà di uva da tavola che richiamino il nostro concetto di Made in Italy, che esprimano quelle che sono le qualità organolettiche in termini soprattutto anche di sostenibilità, in quanto nelle nostre aziende agricole del giorno d'oggi non si può parlare di qualità se questa non è legata alla sostenibilità, quindi qualità sostenibile per poter affrontare, perché no, nuovi mercati. La Spagna ha appena chiuso un accordo bilaterale con la Cina per poter esportare uva da tavola all'interno di quel mercato. La Cina è un mercato dalle potenzialità straordinarie, con una crescita della middle class che nel 2030 raggiungerà cifre effettivamente interessanti e senza precedenti. Quindi abbiamo necessità di un supporto effettivamente anche istituzionale, di un supporto pubblico anche nel raggiungimento di accordi bilaterali che ci consentano di arrivare in mercati ancora finora inesplorati.